non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Il potere di cambiare. Accetta il tuo passato, vivi il tuo presente e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà e sprigiona tutta la tua energia. Perché la tua vita migliora. Perché la tua vita migliora quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni. Un saluto a tutti da Matteo Neroni e bentornati in una nuova puntata del podcast Liberamente, il podcast che ogni settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo della psicologia e della crescita personale. E esattamente così, ragazzi, come vedete nel titolo dell'episodio di oggi abbiamo un ospite eccezionale. Abbiamo Luca Mazzucchelli in persona all'interno del nostro podcast Liberamente per parlare di abitudini, e io questo episodio te lo voglio regalare tutto quanto. Infatti all'interno di questo episodio trovi tutta l'intervista con Luca, non soltanto per la sua brevità, perché comunque con Luca siamo riusciti a crearci uno spazio per l'intervista nonostante i suoi tanti impegni, che è sicuramente più breve rispetto al formato delle interviste al quale noi Menti Libere siamo abituati. Però Luca in pochissimo tempo condensa veramente tantissimo valore, così come ormai siamo abituati a conoscerlo, perché se conosci Liberamente, se ami la psicologia e la crescita personale, sicuramente ti sarai imbattuto almeno una volta in uno dei suoi video, in uno dei suoi contenuti. E io te li raccomando, ovviamente, perché Luca in questo è veramente un grandissimo comunicatore. Quindi non posso far altro che raccomandarti tutti coloro che in qualche maniera possono esserti di aiuto e di ispirazione, così come cerco di fare ogni volta portandoti all'interno del podcast tutti gli esperti che in giro per il web cerco di intercettare e di portare alla tua attenzione per la tua crescita e per il tuo miglioramento personale. Oggi lo facciamo insieme con Luca Mazzucchelli e per me, ragazzi, è veramente un episodio speciale. È un episodio speciale perché non soltanto è l'episodio 200, ecco ragazzi, questo è il 200esimo episodio del podcast Liberamente, ma ho scelto di celebrare questo numero così importante del podcast con l'intervista con Luca, perché per me è in qualche maniera quasi un sigillo, perché devi sapere che quando io muovevo i primi passi nei banchi della mia università, della facoltà di psicologia, ecco, io già vedevo Luca fare tanto sul web per comunicare con le persone, e quando ho visto per la prima volta un suo video ho pensato: sì, questo lo voglio anch'io. E quindi è grazie alla sua stella guida, in qualche maniera grazie alla sua ispirazione, che mi sono messo in azione, e oggi, dopo tantissimi anni, veramente dopo tanti anni, dopo averlo incontrato per la prima volta non soltanto dal vivo ma soprattutto sul web e online, oggi posso dire di aver fatto la mia strada, di aver raggiunto anch'io il mio concetto di successo, ecco, che non è quello di diventare famoso, quello di diventare miliardario e milionario, ma aver fatto succedere qualcosa che volevo dentro di me in maniera veramente molto forte, e cioè entrare in relazione con le persone, ma soprattutto portare alle persone la mia conoscenza della psicologia e la mia passione per il potenziale umano. Ecco perché ho scelto l'intervista con Luca, per sigillare un punto d'arrivo, ma anche e soprattutto un nuovo punto di partenza. Ecco, quindi grazie Luca, grazie a te che stai ascoltando questo podcast, e adesso ci godiamo la chiacchierata con Luca, dove parliamo di abitudini e soprattutto come possiamo usarle per aprirci al nuovo.
Buongiorno a tutti, eccoci qui tornati su Liberamente Live. Io sono Matteo Nedroni e questo è lo spazio che dedichiamo alla psicologia e alla crescita personale, e lo facciamo sempre con un ospite nuovo. E questa mattina abbiamo veramente un ospite eccezionale, eccellente, che vado subito a ringraziare. Buongiorno Luca e grazie per il tempo che ci Matteo, stai dedicando questa mattina. Grazie a te per avermi invitato, è passato di tempo dall'ultima volta che ci eravamo visti, chissà quanti anni. Vero, ma il tempo poi porta sempre dei buoni frutti per chi li sa attendere, e io sono contentissimo questa mattina di poter raccogliere questo frutto, questo incontro insieme con te, e ti ringrazio per il tempo che ci dedicherai. Approfitto subito per dire che abbiamo un tempo molto limitato rispetto al nostro solito formato, insomma, per impegni ulteriori, e quindi insomma direi, Luca, se per te va bene, vai. Andrei direttamente al sodo, anche perché insomma non credo che tu abbia bisogno di grandi presentazioni, insomma credo che la tua attività sia sotto gli occhi di tutti. Grazie. Allora Luca, guarda, io ti identifico con un concetto psicologico molto semplice, ma sì, nello stesso tempo molto chiaro, che è quello delle abitudini. Tant'è vero che tu ci hai fatto, sì, ci hai veramente lavorato tanto e condiviso tanto, soprattutto anche attraverso il tuo libro, il tuo sforzo Fattore 1% che ho qui, insomma, grande, insieme con me. Però ecco, io quello che volevo chiederti innanzitutto è: perché le abitudini? Perché hai scelto questo argomento e perché sono così importanti nella nostra psiche? Guarda, ho scelto le abitudini perché tutti parlavano di motivazione, e credo che la motivazione sia importante, ma è un qualche cosa tendenzialmente al di fuori del nostro controllo. La motivazione è molto sexy, in realtà il lavoro duro, quello che non si vede quando tu raggiungi i risultati, più che la motivazione di per sé, sono le abitudini, no? Ovvero che ha molto a che fare anche col tema della disciplina mentale, no? Quindi riuscire a ripetere giorno dopo giorno quelle azioni che ti avvicinano sempre di più, 1% alla volta, alla migliore versione di te stesso, e farlo con costanza, con continuità. Le abitudini tendenzialmente sono viste come qualcosa di negativo, come mangiarsi le unghie o fumare o no, mangiare in maniera malsana. Invece io credo che i supereroi sono dei grandi abitudinari, portano con sé delle grandi abitudini vincenti, e l'idea del libro è stata proprio quella di cercare di spiegare un modo semplice, pratico, concreto per rendere i comportamenti talmente semplici da non poter dire loro di no. Ecco Luca, tu hai parlato del fatto che tante volte l'abitudine viene vista un po' con un occhio sinistro, no? E allora io volevo un pochino, insieme con te questa mattina, metterti in quell'angolo sinistro, no? Perché sinceramente sono partito dall'idea, leggendo anche il tuo libro, un po' è riemersa dentro di me, no? La frase quella celebre di Albert Einstein, dove sostanzialmente dice che la follia è fare sempre la stessa cosa, no? Aspettandosi dei risultati differenti, no? Allora io il primo dubbio che mi sono fatto è questo, cioè non c'è il rischio secondo te un pochino che se impostiamo le nostre giornate sempre allo stesso modo, con le stesse abitudini, con la stessa routine, in qualche maniera non diventiamo meno tolleranti al cambiamento? Cioè non c'è il rischio che un pochino le abitudini si trasformino in delle gabbie mentali dalle quali poi abbiamo difficoltà ad uscire, no? E che ci rendono sempre di più diciamo intolleranti al cambiamento? Sì, assolutamente, è un rischio che c'è, dobbiamo guardarci bene da questa cosa, un po' come quando tu hai il navigatore satellitare, ti muovi in giro per strada, poi magari non aggiornano la mappa e tu vai di strada, oppure c'è un bambino che attraversa la strada, ma se tu guardi solo il navigatore e non anche, no, oltre il vetro dell'automobile, crei un disastro. Quindi l'idea è quella di... non è un caso che la dedica del libro va proprio ai miei figli, no? Che mi hanno insegnato la buona abitudine di cambiare abitudine. Cioè, secondo me, due punti credo che si possa dire intorno al tema della gabbia dell'abitudine. Il primo è che fattore 1% vuol dire anche tenere delle buone abitudini, ma ogni giorno cercare di trasgredirle un 1% rispetto, cioè di modificarle un 1% rispetto a quello che è la nostra abitudine. Quindi in modo da conservare quella flessibilità e quella variabilità anche che ci permette di scoprire nuovi comportamenti e atteggiamenti per noi utili. E l'altra cosa è che noi possiamo instaurare anche delle buone abitudini che in realtà ci aiutano a continuare a uscire dalla gabbia, ad esempio l'abitudine di uscire dalla zona di comfort, l'abitudine di formarci ogni giorno mettendo delle idee diverse nella nostra mente. Quindi ci sono delle abitudini che ci possono far crescere tantissimo. C'è da dire che
delle abitudini che magari in una determinata fase di vita sono provvidenziali e salvifiche e potenzianti, la stessa identica abitudine in un'altra fase di vita rischia di avere un effetto diametralmente opposto. Banalmente, io per anni mi sono svegliato un'ora e mezza prima del resto della mia famiglia facendo la cosiddetta morning routine per fare le cose per me importanti e non solo le cose urgenti per gli altri. Questa abitudine che mi ha aiutato tantissimo a crescere fino a una certa età, dopo un po', quando ho iniziato ad avere il secondo e il terzo figlio, arrivavo la sera e mi addormentavo prima di loro. E questo non andava bene, perché per me era più importante essere un buon padre, un padre presente, invece che un super mega professionista, imprenditore, eccetera. Quindi bisogna sempre avere la flessibilità mentale per valutare l'abitudine di volta in volta, dire questa sì, la tengo, la rinforzo, questa invece la modifico, la trasformo. Molto chiaro. E nell'esperienza comune, tante volte facciamo più esperienza di fallire, no? Nel tentativo di creare una nuova abitudine. Allora ti volevo chiedere, come facciamo a distinguere quando il nostro fallimento deriva da un'applicazione del metodo, no? Della creazione di una nuova abitudine, oppure è legato alla motivazione? Cioè, come si fa a distinguere il motivo per cui stiamo fallendo nel creare una nuova abitudine nella nostra vita? Ma io solitamente in un capitolo del libro parlo molto anche dei valori da questo punto di vista. Cioè, io credo che per riuscire a capire i comportamenti corretti per noi, quindi diciamo anche coerenti con i nostri motivi, con le nostre motivazioni interiori, dobbiamo partire più che dal punto d'arrivo, dal punto di partenza, ovvero da conoscere noi stessi e più nello specifico conoscere i nostri valori, ciò che per noi vale, i motivi per cui la vita vale la pena di essere vissuta. Una volta che tu hai chiari i tuoi valori, gli obiettivi devono essere a loro coerenti e possibilmente l'idea è quella di allineare valori, azioni e obiettivi. Nella misura in cui c'è armonia tra questi tre fattori, tutto poi è più in discesa. Quindi, secondo me, nella misura in cui capiamo che quella cosa lì che vogliamo ottenere è coerente con i nostri valori, se non riusciamo a ottenerla, probabilmente c'è un problema nel processo del metodo, della strutturazione dell'abitudine. In caso contrario, evidentemente, è un qualche cosa che difficilmente ci porterebbe alla felicità, ecco. Tu affermi anche nel tuo libro Fattore 1% che le emozioni sono l'input, un po' se vogliamo la spinta, la scintilla iniziale, no? Per il cambiamento. Poi parli delle abitudini un po' come la benzina, no? Ciò che permette alla macchina di continuare ad andare avanti e raggiungere di fatto un po' l'obiettivo. Però poi aggiungi un aspetto, una sfumatura che mi ha colpito molto. Dici che per innescare però un reale cambiamento, spesso e volentieri abbiamo bisogno di sperimentare emozioni molto forti, a volte anche eventualmente traumatiche, no? In qualche maniera, altrimenti il rischio è che restiamo nella nostra zona di tolleranza. Allora ti volevo chiedere, no? Cioè, dobbiamo per forza aspettare che ci capiti qualcosa di drammatico per poter cambiare, per poter creare una sana abitudine, oppure esistono strade diverse al cambiamento, secondo te? Ma sì, sicuramente. Quello delle emozioni è un concetto, secondo me, molto bello e molto importante. Io l'ho imparato molto anche dai miei pazienti, devo dire, quando facevo molta attività clinica. Lo approfondisco come argomento parecchio nel libro L'era del cuore. Il concetto è che il cambiamento muove su due binari paralleli, no? Da una parte quello delle emozioni, quando tu provi appunto una grande emozione e dici adesso basta, da oggi cambio vita, ok? Dall'altra quello delle abitudini, no? Quindi i piccoli cambiamenti 1% alla volta, che invece è più il tema di fattore 1%. Se l'altro è più il tema dell'era del cuore, questo è più il tema di fattore 1%. Il punto poi in realtà è che comunque questi due binari sono a qualche livello come un po' dei vasi comunicanti, cioè quando tu riesci ad agire sull'uno c'è un riverbero anche sull'altro, quindi anche in assenza di particolari emozioni travolgenti noi possiamo e dobbiamo comunque giorno dopo giorno continuare a mettere la direzione della nostra vita verso ciò che noi auspichiamo, insomma, e sicuramente il metodo fattore 1% da questo punto di vista ci indica diverse leve da sfruttare a nostro vantaggio. Parlavi dell'importanza che hanno i valori. Ti volevo chiedere, per una persona che parte da zero e che non sa bene come si riconoscono i propri valori, io per esempio nella mia attività di podcasting, diciamo da podcaster, spesso e volentieri ricevo domande in riferimento proprio ai valori, cioè come si può individuare i propri valori. Hai un esercizio, hai un metodo che in qualche maniera pensi sia elettivo, un po' per rapidamente, velocemente individuare i nostri valori, poi sui quali costruire le nostre abitudini? Ma allora, sì, anche a me il tema affascina molto,
Il prossimo libro probabilmente lo vorrei proprio scrivere in realtà proprio sul tema dei valori, perché per me è veramente fondante, no? Intanto i valori non si trovano nella testa, ma si trovano nel cuore. E questo vuol dire che è importante pensarci con la testa, chiaramente, a ciò che per me vale, no, nella vita, però dobbiamo soprattutto imparare ad ascoltare il nostro cuore. E com'è che lo ascoltiamo? Nella vita, vivendo, sperimentando, facendo e poi mettendoci in ascolto di quelle che sono i nostri vissuti rispetto a quello che abbiamo fatto, noi riusciamo a comprendere appunto, se quella cosa lì mi fa vibrare qualcosa dentro, forse lì c'è un qualche cosa di valore, di significativo. Quindi questo è un po' come cornice, come contesto. Poi ci possono essere una serie di domande e di esercizi che iniziano anche a darci qualche elemento in più. Forse una prima domanda che possiamo farci è quella che ci suggerisce anche Stephen Covey, mi sembra ne parlasse, che è quella di partire dalla fine, immaginare il nostro funerale, no? Come vorremmo essere ricordati al nostro funerale, che cosa avremmo piacere che dicessero di noi un nostro caro amico, un familiare, un parente stretto e un collega di lavoro. Quello che faremmo dire a queste tre persone ci dice qualche cosa sul segno che vorremmo lasciare nel mondo. E il segno che vorremmo lasciare nel mondo ci dice qualche cosa su ciò che per noi conta nella vita, ovvero sui nostri valori. Questo può essere un primo passo da fare in questa direzione. A parte il fatto che ci hai dato veramente uno spoiler e un'anteprima su quindi il tuo prossimo lavoro, quindi ok, sappiamo che cosa aspettarci da Luca Mazzucchelli nei prossimi mesi, però oltre a questo, prima di spostarci no, nel privé insieme ai ragazzi di In Gruppola, abbiamo visto che il tempo scorre, io vado dritto su una cosa che mi è rimasta nel cuore a proposito di quello che dicevi prima, e cioè di una frase che tu hai addirittura scelto come titolo di uno dei capitoli centrali del tuo libro, e la frase è questa, no? Così semplice da non poter dire no. Ecco, ti va di spiegarci perché hai scelto di dare a questa frase un'importanza così grande, tanto da averla nel cuore del tuo libro Fattore 1%? Guarda, è un'idea di BJ Fogg, che è un ricercatore americano che ha studiato a lungo le abitudini, ed è proprio questa, cioè che spesso noi facciamo molto affidamento nei processi di cambiamento sulla leva della forza di volontà, ok? Aspetto di avere la giusta forza di volontà per poter iniziare un cambiamento, quando in realtà la forza di volontà anche qui rema spesso a nostro sfavore perché abbiamo una logica di economicità nostra, energetica, interiore, mentale e non, per cui cerchiamo sempre di fare le cose seguendo la logica del minimo sforzo. Noi possiamo cercare di mettere in discesa la strada verso il cambiamento da questo punto di vista, rendendo i nostri grandi cambiamenti, i nostri grandi buoni propositi, talmente semplici da non poter dire loro di no. Cosa vuol dire? Che se vuoi fare attività fisica, sconsiglio di iniziare facendo 45 minuti al giorno per tutta la settimana, perché è talmente impegnativo da un punto di vista mentale, un cambiamento così stravolgente per me che fino al giorno prima non facevo niente, che piuttosto io tendo ad abbandonare la nave, a rinunciare al compito. Invece noi dobbiamo ragionare sempre più in quest'ottica. Come posso rendere questo task talmente semplice da non potergli dire di no? E allora magari non faccio 45 minuti al giorno, ma ne faccio 5 minuti al giorno. Così è più semplice. E una volta che poi io inizio e prendo l'abitudine di fare questi 3 minuti al giorno di attività fisica, poco alla volta posso portarli a 4, 5, 6, eccetera, 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 fino ad arrivare aumentando l'intensità a quello che era il mio obiettivo originale. Ottimo, ottimo, che poi mi sembra anche un po', diciamo, emblematico rispetto proprio al significato che ha il fattore 1%, no? Il concetto teorico sul quale Esatto. poi hai costruito il tuo libro. Allora, Luca, veramente io starei molto più tempo, ma so che tu di tempo non ne hai, ma adesso lo dedicheremo al privé, quindi ci sposteremo insieme ai ragazzi di In Gruppola per continuare a parlare di abitudini insieme con te. Quindi io intanto ti ringrazio Grazie a te, veramente per questo caro, e spazio. saluto tutti gli amici che ci hanno ascoltato e seguito. Ciao ciao.
Eccoci qui ragazzi, siamo arrivati al termine anche di questo episodio, un episodio speciale, così come ti dicevo anche all'inizio, non soltanto per l'ospite, ecco, perché Luca è veramente un ospite, penso forse il numero uno, ecco, potrei osare definirlo così, ecco, il numero uno della comunicazione su web per quanto riguarda la mia materia, la psicologia. Quindi per me è un onore avertelo potuto veramente regalare di cuore tutta quanta l'intervista, così come è stato per me un regalo in un certo senso, ecco, un regalo per la 200ª puntata di questo podcast, perché se sono arrivato fino a questo punto ovviamente lo devo a una scintilla che si è accesa quando ho visto per la prima volta Luca, ed è questo quello che succede, spero anche con te quando ascolti un episodio del podcast Liberamente, che si possa attivare in te una scintilla, ecco, perché poi è da lì che si accende la miccia, da quella scintilla lì che ti porta all'azione, al cambiamento, al miglioramento, al portare avanti la tua vita nel miglior modo possibile. Ecco, così io ho scelto di fare per il mio progetto digitale e con il mio podcast Liberamente. E io, oltre a Luca, che poi alla fine è stato semplicemente la scintilla, ringrazio te che ascolti questo podcast, che mi dai fiducia ogni volta che esce un episodio, che te lo ascolti fino alla fine così come stai facendo questa volta, e soprattutto ringrazio i finanziatori di questo podcast, ragazzi, che ci permettono di vivere questa esperienza in maniera totalmente libera, senza pubblicità, senza intasamenti strani, ecco, ma soprattutto mi permettono di portare avanti questa attività che richiede, ragazzi, un certo livello di energia, un certo livello di tempo, per quanto io abbia imparato a ottimizzare i miei tempi, a migliorarmi, ciononostante richiede sempre tanto tanto lavoro, ecco, per portare alle tue orecchie del contenuto di valore. Se questo è possibile è grazie ai finanziatori, quindi a Francesca Bonazzoli, a Natascia Zanola, Angelo Mastro Giacomo, Giuseppe Marotti, Giacomo Trapani, Valentina, Anna Lopez Luengo, Taurino Leonardo, Stefania Irene, Chiara, Alessandro Laso, Lorenzo Chiesa, Lucilla, Alberto Pala, Claudia, Marco Mercuri, Rosanna Golfetto, Core, Sangio, Sandra Caccia, Simona Moliterno, Paolo, Michele Musano, Alfonso Moschese, Silvia Spinelli, Massimo Frigo, Barbara Beghelloni, Guglielmo Arcuri Simone, Giovanna Monsurrolle, Tizia Bibi, Fortuna Marrone, Giovanni Aricò, Valentina Patacca, Francesca Marocco, Giuseppe Gallo, Manuela Farina, Daniele Michetti, Croce di Michele, Mattia, Federico Murtocca, Andrea Molinari, Robert, Laura, Sara Veltri, Veronica Cardullo, Alessandro, Davide Rizzo, Fabrizio e poi alla fine Carmelo Conti, Francesco Maggioni, Antonella Guerra e Alessia Cecconi. Ecco, sono questi i nomi che voglio ringraziare ancora di più oggi che siamo alla 200ª puntata, ragazzi, di questo podcast. 200 episodi per parlare di psicologia e per soprattutto aiutarti a te a liberare la tua mente ogni giorno di più, e se questo è possibile è grazie ai finanziatori. Perciò, che dire, per la prima volta se mi permetti lo faccio, se dopo 200 episodi questo podcast ti ha dato del valore anche soltanto una volta, vai nel link che trovi sotto in descrizione e diventa anche tu finanziatore di questo meraviglioso progetto e aiutami a sostenerlo nel tempo. Viva Liberamente, ragazzi, e viva le menti libere. Non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Accetta il tuo passato, vivi il tuo presente, e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà, e sprigiona tutta la tua energia, perché la tua vita migliora, quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni.